Siamo con un giovane rapper di Fossombrone, Speed. Ciao a tutti. Volevamo chiederti da cosa è nata questa passione. È nata al Bocciodromo tipo 2 anni e mezzo, 3 anni fa. Eravamo insieme io e Star che facciamo freestyle, quindi rap improvvisato. E avevamo creato un gruppetto di persone che ci seguivano nel freestyle e quindi abbiamo iniziato a collaborare insieme. E abbiamo visto che questa collaborazione portava a un qualcosa anche di soddisfacente, quindi abbiamo continuato nel nostro lavoro e così è nato il gruppo Speed & Stark. I vostri genitori vi appoggiano in questa cosa? Sì, i nostri genitori ci hanno sempre appoggiato dall'inizio, anche se come tutti i genitori vorrebbero comunque un figlio che andasse all'università, andasse a studiare o lavorare in un ufficio, però comunque nonostante questo sono sempre stati con noi. Quindi pensate che questa cosa possa andare avanti col tempo? Sì, speriamo che riusciamo nel tempo a far conoscere il nostro nome anche in giro per l'Italia. Da cosa è ispirato il vostro rap? Io e Stark più o meno abbiamo gli stessi gusti anche sui rapper. A noi ci piace molto Fred De Palma, per dire, Marrakesh, il Club Dogo. Stark, a differenza mia, lui ha un modo personale di scrivere, cioè io riesco e sono portato anche un po' a immaginarmi la situazione, e invece Stark lo conosco da tanto tempo e ho notato che lui tutto ciò che vive, tutto ciò che pensa, lo scrive nella canzone. E usa di meno questo modo di immaginare la situazione. Cosa ne pensi del cambiamento del rap dagli anni 90 ad oggi? Che è stato un cambiamento abbastanza radicale, però molte, tra virgolette, basi sono rimaste nel rap, perché comunque certi pensieri rimangono, il rap rimane sempre un punto di sfogo, oltre che anche un business oggigiorno diventato. È cambiato il modo di comporre le basi, adesso ci sono molte più basi elettriche. Le vostre basi le prendete da altre canzoni oppure le create voi? Noi collaboriamo con l'RKH Recording Studio di Torino, che sono un gruppo di ragazzi che collaborano con rapper importanti tipo Shade, Blue Virus, Marrakesh anche ha fatto delle collaborazioni con loro, e loro ci producono le basi in base alle nostre esigenze. Il tema delle canzoni è molto personale. Ci sono canzoni che partiamo col presupposto di farle abbastanza cattive, tra virgolette underground. Ci sono altre canzoni che partiamo con l'idea di farle d'amore, dedicate a una ragazza o nell'amore in generale. Quindi ogni canzone all'inizio viene creata con idee diverse. Dopo ci sono anche delle canzoni che creiamo appunto per delle situazioni non belle, oppure per delle situazioni belle, o addirittura delle canzoni che ci vengono imposte, tra virgolette, ci dicono: guarda, cercate di creare una canzone per dire che deve far saltare la gente, oppure delle canzoni che deve far riflettere alla gente, e noi in base a questo ci adeguiamo alla fine. Quanto ci impiegate a scrivere una canzone? Ho scritto delle canzoni, anche le migliori che ho scritto, perlomeno che io ritengo che sono le migliori, come unica parte di me, per dire, che una canzone che a me piace molto. Io quella canzone l'ho scritta in 3/4 d'ora, mezz'ora, mi era venuta veloce, e invece delle altre canzoni ci possiamo mettere comunque in media un giorno, non di più. Poi dopo ci sono altri giorni per le modifiche, altri giorni per aggiungere effetti, aggiungere le sporche, tra virgolette, che sarebbero delle doppie voci sopra la canzone, o aggiungere delle voci più calzate, dei suoni, comunque un giorno più o meno la media per la creazione di un brano. Quest'anno faremo uscire un nuovo album, che sarà il secondo album di Speed & Stark, perché l'anno scorso è uscito un album intitolato Flow Wolf EP con un video sempre registrato nell'RKH Recording di Torino,
Questa sarà la seconda esperienza di una produzione propria. Secondo te, quali caratteristiche deve avere un rapper per essere chiamato bravo? Direi che il primo punto è andare a tempo, perché se non vai a tempo è inutile che almeno manco ci provi. Secondo punto, la metrica, ossia il modo di cantare su una base, che ognuno ha un suo modo personale e secondo me è molto importante. La terza cosa, anche questa molto importante, è essere vero. Non scrivere certe cose sulla canzone perché poi dopo si arrabbia lui, oppure non va bene al manager, non va bene al produttore. Deve essere una cosa personale e sincera, soprattutto. Come influenza il tuo hobby nella tua vita personale? Mi porta, tra virgolette, simpatia verso la gente che perlomeno apprezza il mio pezzo, e anche rapporti non belli e corretti verso altra gente che purtroppo non apprezza, come giusto che sia. Ognuno alla fine ha i suoi gusti e non tutti deve piacere, ci devono essere anche delle critiche, alla fine costruttive in questo caso. Hai voglia di improvvisare qualche pezzo? Va bene, così improvvisato proprio, freestyle? Sì. Ah, e sai che parto sullo start, tu lo sai, speed, qui è Shark Attack. Sono qui, siamo qui, al Bar Napoli, frate, ma qui manca Stark. Ciao a tutti.